prosegue la riqualificazione della manifattura tabacchi di Firenze. Il primo sviluppo residenziale nell'ex fabbrica di sigari coinvolge due immobili storici, all'interno dei quali saranno realizzate 45 unità abitative. Il progetto che coinvolge l'edificio 12 prende il nome di Puro, che in spagnolo significa sigaro e, al tempo stesso, fa riferimento alla forma lunga e stretta dell'edificio, così come alla sua antica funzione. A firmare il progetto lo studio fiorentino WIC. L'edificio che ora ha preso la denominazione di Puro è un edificio che è un unico all'interno della manifattura tabacchi, che rappresenta un unico all'interno della città. Dico questo perché è l'unico edificio che era preesistente all'insediamento della manifattura tabacchi, che è stata realizzata poi a partire dagli anni 30. Invece l'edificio di Puro risale agli anni 20 e ancora non ha nessuna delle caratteristiche rivoluzionarie legate al razionalismo italiano di tutti gli altri edifici, cioè richiama molto per materiali, forme, linguaggio, più architetture tardo-ottocentesche. Abbiamo delle capriate in ferro molto belle che a Firenze ritroviamo nei mercati centrali molto belli, il mercato appunto centrale di San Lorenzo e il mercato di Sant'Ambrogio. È un edificio molto lungo che per questo ci ha spinto a immaginare anche una distribuzione diversa e innovativa per una città di Firenze. Non abbiamo inventato niente, però abbiamo pensato di servire gli appartamenti con un lungo ballatoio di 110 metri di lunghezza, che a qualcuno non può far venire dei dubbi. Non è abitudine a Firenze raggiungere la porta di casa attraverso un ballatoio per questioni di introspezione, di privacy, eccetera, però a noi sembrava sicuramente un rispettare l'edificio, ma allo stesso tempo abbiamo immaginato il ballatoio come un'occasione di concepire il rapporto con il vicino in maniera diversa. Sta un po' in tutte le scelte di manifattura, cioè aiutare il dialogo e spingere il confronto tra le persone che poi popoleranno la manifattura e quelle che arriveranno in manifattura per un confronto e un dialogo. Il progetto nostro è un progetto che guarda molto ad un linguaggio industrial, un po' perché abbiamo deciso convintamente di conservare alcuni degli elementi caratterizzanti, vedi le capriate di metallo, piuttosto che il mattone faccia a vista, ma anche immaginando dei loft per dimensioni, quindi caratteristica dello spazio, quindi grandi altezze, spazi molto aperti, quindi gli spazi giorno molto ampi, dove non c'è soluzione di continuità tra la cucina, il pranzo, il soggiorno, ed anche gli ambienti notte sono messi quasi in un rapporto di vicinato con l'ambiente giorno, quindi stanno a un livello superiore e dalle camere ci si affaccia sullo spazio notte come sull'esterno, perché ognuno degli appartamenti avrà una terrazza ritagliata sul tetto, una terrazza a tasca, che avevamo fortemente voluto e devo dire che con grande piacere abbiamo scoperto che era possibile anche nel dialogo con la sovrintendenza, che si è dimostrata molto attenta nel preservare tante caratteristiche, ma nella disponibilità anche di realizzare un qualche cosa che fosse vicino alle esigenze del vivere contemporaneo. Gli spazi, una città nella nostra epoca non può prescindere dallo spazio esterno, dal verde e dalla luce che entra, e il sole e la natura sostanzialmente.